Siamo con Luca Magno, fotoreporter italiano, che sta seguendo il ritorno dei palestinesi in un loro villaggio che era stato abbandonato, o meglio evacuato dopo il 67, qui nella Valle del Giordano. Qual è il senso di questa iniziativa? Sì, il senso è rivitalizzare questa valle partendo da questo villaggio, dare continuità alle forme di resistenza popolare non violenta che in questo momento ci sono in molti villaggi della Palestina, e da tutti questi villaggi della Palestina sono arrivati attivisti per ridare vita a questa valle e porre il problema su quest'area che è al centro dei negoziati che in questo momento sta portando avanti Kerry, il segretario americano. Il punto è stato, hanno voluto porre l'accento proprio contro questi negoziati che non riconoscono la sovranità palestinese su quest'area e che per motivi di sicurezza Israele vuole continuare a mantenere il possesso. E qui nella Valle del Giordano poi in realtà le cose vanno avanti rispetto ai progetti di colonizzazione già da diversi anni. Sappiamo che ci sono delle aree che sono completamente chiuse ai palestinesi che non vivono qui, ma che pongono delle restrizioni fortissime anche a chi ci risiede. Sì, questa è tutta area C, per cui ai palestinesi è vietato costruire case, qualunque cosa in quest'area. Hanno delle grosse restrizioni rispetto all'utilizzo dell'acqua. E anche i beduini che da sempre popolano questa valle spesso, molto spesso, vengono evacuati, distrutti i loro accampamenti che ostinatamente cercano di ricostruire, ma l'esercito in maniera violenta continuamente distrugge. L'anno scorso abbiamo visto varie iniziative dei comitati popolari con la costituzione di accampamenti per riportare i palestinesi sulle loro colline, eccetera. Ricordiamo tutti il caso di Bab el-Shams. Però l'esercito israeliano è immediatamente intervenuto per evacuare tutti questi nuovi accampamenti palestinesi. Nella vostra situazione cosa sta accadendo? Sappiamo che poco fa sono arrivati i soldati. Sì, Bab el-Sham si trovava in area E1. L'esercito ha immediatamente chiesto ai giudici un'ordinanza di sgombro. Sono immediatamente arrivati con gli elicotteri e con l'esercito a sgombrare. Quest'area è di proprietà della Chiesa Ortodossa, che si trova poco distante da qui, e c'è una base militare costruita proprio su quest'area. In questi giorni, prendendo l'esempio da questo villaggio, è nato poco distante da qui, più a nord, sempre nella Valle del Giordano, un altro villaggio. Questa notte è stato evacuato e poco fa l'esercito è arrivato cercando di provocare uno scontro con i manifestanti che si sono incordonati e hanno impedito all'esercito di entrare nel villaggio respingendoli via. Ora stanno arrivando nuovi attivisti perché serve maggiore supporto, serve una maggiore presenza, perché probabilmente arriveranno, quindi l'esercito cercherà comunque di sgombrare. طريقه